Da una parte la mano dell'uomo, dall'altra quella dell'intelligenza artificiale, con l'arte che diventa terreno di scambio e dialogo. Sarà esposta fino al 30 settembre alla sala conferenze della Villa Reale di Monza la mostra The Rights from Future Generations, A Perspective on Art and Innovation, un inedito progetto artistico che propone un confronto libero da pregiudizi e diretto a indagare temi anche etici tra le opere realizzate da artisti e quelle prodotte dall'intelligenza artificiale. Noi ci inseriamo all'interno di un dibattito super contemporaneo nell'ambito artistico che è circa la questionabilità dell'artista ad oggi, un artista che utilizza degli strumenti artificiali, se questo possa essere ancora definito artista o meno. La domanda è aperta al pubblico, abbiamo aperto un sondaggio interattivo, infatti non è segnalato all'interno della mostra quale delle due opere sia stata generata tramite intelligenza artificiale e quale invece realizzate manualmente, per cui inquadrando il QR code si può rispondere al sondaggio. La presenza di supporti differenti è per noi un altro modo per metterci in discussione e capire effettivamente se l'intelligenza artificiale può soddisfare tutte le tecniche oppure no. Non possiamo ignorare ormai le implicazioni che l'intelligenza artificiale ha nelle nostre vite, che sia da un ambito lavorativo, economico, che sia, come in questo caso, anche legato ad esempio al diritto d'autore, sia tematiche come ad esempio bias e stereotipi. È la prima volta che l'opera dell'essere umano viene posta a confronto con gli stessi input di una macchina artificiale, dell'intelligenza artificiale. Quando ci è stato proposto questo progetto abbiamo subito riconosciuto il valore innanzitutto di inclusione del territorio, ma anche per il fatto di toccare una frontiera del pensiero, della ricerca scientifica e di tenerla insieme con l'arte. Ideata da Francesco Stranieri, la mostra prevede due percorsi espositivi. Il primo indaga il tema dei diritti umani nel futuro attraverso 12 opere appositamente selezionate e realizzate da studenti delle scuole superiori brianzole e 12 controparti realizzate dall'intelligenza artificiale. Mentre nel secondo spazio espositivo, a essere protagonisti sono artisti emergenti che lavorano usando e integrando con tool di intelligenza artificiale nelle proprie produzioni. L'idea di poter costruire un'immagine da testo invece che manualmente era già molto affine alla mia poetica, perché mi occupo di filosofia e di arte visiva. E appena sono entrati in gioco questi programmi, per me è stato un po' come un ritrovarmi a casa. La cosa un po' più divertente che mi ha subito stimolato è la mia tendenza ad utilizzare tutte le cose in modo improprio e di conseguenza subito cercare di farle fare quello che non dovrebbe fare, ovvero di fatto era una tecnologia che sulla base di un testo, di un input testuale avrebbe dovuto restituire delle immagini e io ho subito cercato il modo di far sì che restituisse qualcosa che non mi sarei mai aspettato.